saranno a mercoledì da monitorare, soprattutto la Romagna. Domani a Rimini e Riccione le scuole resteranno chiuse, ma vediamo subito la situazione in Val Marecchia con Nelson Bova. La tregua qui a Perticara, frazione di Nova Feltria, è durata un giorno, domenica. Poi, fin dall'alba, la neve è tornata a cadere copiosa, riprendendo l'attività iniziata lo scorso giovedì e senza mai smettere fino a sera. L'allerta della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna rimane solo in Val Marecchia, mentre negli altri territori della regione resta attivo il codice arancione per le temperature, che sono previste in ulteriore discesa nella notte. Scuole chiuse anche domani. Il comune di Nova Feltria ha deciso di chiedere lo stato di calamità naturale, perché il fondo che questa località di 5.000 abitanti sull'Appennino riminese, 20.000 euro, con la nevicata di oggi è inesorabilmente finito. Non interventi cruciali come nel 2012, quando qui arrivò l'ormai famoso Nevone, ma Protezione Civile impegnata tutto il giorno per alberi caduti sulle linee elettriche, auto fuori strada ed aiuto alle persone nelle loro abitazioni. Stamattina non nevicava e tutto un tratto si è messo a nevicare abbondantemente. Abbiamo fatto diversi interventi sul territorio di Alta Val Marecchia per apertura strade da alberi, rami, e siamo andati a sgombrare le abitazioni di anziani e disabili per aprire, diciamo, la strada, per agevolare il passaggio di queste persone. E adesso vediamo com'è andata.